Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, come capirete dall'inquadratura, vi voglio mostrare gli ultimi, e anche dal titolo, gli ultimi acquisti che ho fatto e i regalini che ho ricevuto nel periodo di Natale. Lo so che è tardissimo, ma con il lavoro veramente non riesco ad organizzare i tempi di registrazione dei video, quindi appena posso mi metto da parte le cose di cui voglio parlare e appena posso accendo la videocamera. Come vedete anche dalle immagini e dal suono, sono ritornata alla videocamera. Oggi ho deciso di funzionare, quindi io l'ho messa in funzione. La qualità è inferiore sicuramente, l'audio specialmente, ma per la comodità di avere qualcosa che mi faccia vedere se sono inquadrato oppure meno, se sono dritta, storta, è molto comodo. Appena posso vorrei comprarmi un'altra o un'altra videocamera o comunque una fotocamera con l'anteprima che si gira. La prima cosa di cui voglio parlare e far vedere è il regalo che ho ricevuto dalla sorella del mio fidanzato in questa bella bustina. Il pacchetto si presenta così. Allora, si apre qui, dico questo nastro me lo conservo perché può sempre servire, è un set di pennelli della Eco Tools Beau Luxe Travel Set Limited Edition. Non so se si riesce a vedere, c'è una pochette e alcuni pennelli, uno grande da viso e tre tra occhi e correttore a manico corto. Appena posso lo lavo e lo metterò in utilizzo. Sono molto curiosa di provare, specialmente il pennellone grosso, l'adoro. Poi c'è, non so se si vede, questo qui è tipo uno da sfumatura ma tagliato obliquo, quindi per fare bene la piega dell'occhio. Sono veramente molto curiosa. Secondo regalo e ultimo regalo fisico di cui voglio parlare. In questa bustona me l'ha fatta una mia carissima amica sotto suggerimento del mio fidanzato. Questa mia amica, scusate il cellulare, chiamò il mio fidanzato e disse: Elisa ha un a disposizione? Il fidanzato: non ricordo. Poi capirete perché. Poi ha fatto lei: ma sono quei cosi dove si appoggiano i, non voglio iniziare a dire che cos'è, ve lo faccio scoprire tra un attimo. No, non mi sembra. Ora vi faccio vedere cos'è e poi vi dico quello che ho detto io sia al mio fidanzato che alla mia amica. Il regalo in questione, eccolo qua, è un porta orecchini a forma di cuore con questa bellissima rosa gotica e a diversi, qua si deve ripulire, è un po' sporco, forse c'era il prezzo, diversi buchini, bello grande, in rame, veramente bellissimo. Vorrei menare, come si dice dalle mie parti, sia il mio fidanzato che la mia amica, perché il mio fidanzato viene qua dentro almeno una volta a settimana e sta là dietro, lo vedete? Sì. Feci recentemente un video, se volete ve lo lascio nelle informazioni sulla mia postazione perché mi era stata richiesta e si vede. E poi sempre in bella vista là dietro, la maggior parte dei video che faccio. Devo picchiarli entrambi. Comunque ora lo metterò in uso. Non so se metterlo sempre da questo lato qua sopra alla piccola cassettiera dove ho gli orologi oppure dove c'è lo specchio. Quindi praticamente verrebbe lo specchio dietro e lei avanti. Devo vedere un po' come sembra. Questo mi darà occasione per comprare altri orecchini perché è ovvio, ora ne ho due, devo mettere tutti e due in funzione. Poi per quanto riguarda gli altri regali, ovviamente money money, che alcuni già ho messo in funzione, e poi io e mia sorella ci siamo fatte il tatuaggio, il mio primo tatuaggio, il suo quarto tatuaggio, praticamente è l'improntina della zampa di Maggie, non so di chi di voi se la ricorda, volevo farmi questo tatuaggio da sempre, Maggie era ancora in vita quando ci venne l'idea di mia sorella perché lei è il nostro cuore. Dicevo sempre: ha un posto speciale nel mio cuore e deve avere un posto semivisibile sul mio corpo. Non per questo a togliere nulla ad Amélie che è alle mie spalle, anche lei l'amo tantissimo, è la mia piccina ora, però
però lei è stato il mio primo cane, veramente il mio cuore. Ora sono passati diversi anni da quando non c'è più, io se ogni volta che ci penso mi sento male. Comunque, ci siamo fatti questo tatuaggio, io l'ho voluto fare vicino, entrambe le abbiamo fatto nella zona sinistra, quindi la zona del cuore, io in un posto più nascosto, praticamente dove c'è la banda del reggiseno. Non so se, non credo che ve lo farò vedere mai, perché ho deciso proprio di farlo là, perché è una cosa mia, personale, intima, la potrà vedere soltanto quando, potrà vedere chi, di fronte a chi io mi denudo, quindi non mi denudo davanti a voi, perché avevo deciso che doveva essere una cosa mia, tutta mia, non la volevo mettere in punti in cui era visibile, specialmente in estate quando ovviamente ci si scolla. Scolla? No, non sono un attacco. Scusate, mi sento. Poi altri reali fisici non ne ho avuto, come vi ho detto, soldini, tanti soldini, alla Befana, una bella calza piena di dolci che sta ancora là e ogni tanto vado a mangiucchiare qualcosa. Poi ho fatto degli acquisti, sono passata da Idea Bellezza e ho preso una matita labbra della linea proprio del negozio Idea Bellezza. È una matita labbra, matita labbra nude rose. Io utilizzo prevalentemente matite che assomigliano molto al mio colore di labbra, perché le uso come base su tutte le labbra, su qua, e poi ci posso andare a mettere qualsiasi tipo di rossetto senza alterare troppo l'effetto finale. E l'ho pagata 3,90 euro. Quella di Essence, se non ero, sto usando ora, è rimasta poco così, fra un po' finirà nei prodotti smaltiti. Poi sono passata, un attimo solo, ecco, da Kiko, nel periodo dei saldi, in questo, qualche giorno fa. Prima di tutto ho comprato una matita per le sopracciglia, quella della linea Precision, la numero 2, ero indecisa tra la 2 e la 3, praticamente la 1 e la 2 sono a base calda, no, a base fredda, scusatemi, e la numero 3 e 4 a base calda. Questa era quella che più mi ricordava il mio colore naturale di sopracciglia e che secondo me non me leva troppo a evidenziare come fasulle, diciamo così. Da un lato c'è ovviamente la mina che è molto piccola, poi vi farò il video ovviamente di recensione, mi sa che ho appena spuntato la parte, e avanti a quest'altro lato c'è questo piccolo pettinino, sempre comodo, è da 1,5 grammi, se non erro, 55 grammi. In confezione, visto che la mina è molto piccola, c'è anche un temperamatito a temperamatita adatto. Poi ho preso, un attimo solo, li sistemiamo tutto, perché per ora ce ne ho ancora, quindi non la metterò in funzione subito. Ho preso questa mousse detergente per il viso, la linea è la più clean form. Sì, è una mousse detergente, l'ho presa, ho preso questa qua perché era la versione per pelli da normale a miste. Io volevo proprio il detergente, soltanto che in descrizione diceva che era per la pelle del viso da mista a grassa. Io fortunatamente in inverno mi secco leggermente qui, ma poi per il resto non sono molto un tipo. Per quanto riguarda il costo, allora, la matita l'ho pagata 4,10 euro, era in saldo, e la mousse 5,50. No, la matita non era in saldo, mi sa che la mousse era in saldo, non mi ricordo. Mi avevo la bustina carina per Natale, mi sa che andrò a sostituire quella che di solito riempio per i prodotti smaltiti, perché ormai è in pessime condizioni. Gli ultimi acquisti, quelli random, sono sempre nella bustina, questa qua di stoffa che adoro. Allora, prima di tutto ho preso questa spugna per il trucco della Liabel, 50 centesimi. Praticamente sto utilizzando la cipria di MAC e mi è stata regalata, la mia amica l'aveva comprata soltanto che per lei era troppo chiara, quindi me l'ha passata a me. Non so se effettivamente all'interno c'è o meno una spugnetta trucco, io non la tengo, quindi ne ho comprata una. Poi se voi avete usato, non mi ricordo come si chiama,
la Sculpt forse, vabbè, prima o poi vabbè, ve la devo recensire. Comunque, se voi avete usato queste cipe di MAC, fatemi sapere se all'interno c'era un puffettino, perché non l'ho trovato. Di solito utilizzo un pennellone per mettere la cipa, però contorno occhi, naso, mento, fronte, preferisco le spugnette. Poi ho comprato della Camomilla Schultz lo schiarente naturale, lo schiarente ad azione graduale. Io questo prodotto lo uso da una vita, e anche lo shampoo e il balsamo li uso da una vita. Di quei due prodotti già c'è la recensione, magari ve la lascio giù nell'info box. E, è un prodotto che uso durante il periodo invernale normalmente, perché in estate l'azione schiarente del sole non mi fa, non mi serve utilizzare un coso del genere, ma in inverno mi si scurisce tanto l'attaccatura, e quindi vado ad usare questo prodotto tra un colpo di sole e l'altro. Di solito tra un colpo di sole e l'azione del sole. Quest'anno dicevo di farmi colpi di sole anche, non so, immagino verso Pasqua o qualcosa del genere, poi vedo. Poi ho comprato, perché era in offerta al supermercato, non mi ricordo il prezzo, questo bottiglione da 550 ml della Splendor, uno shampoo baby all'estratto di camomilla. Tra un po' lo metterò in funzione, perché ora stavo usando dei campioncini, ma tra un po' finiscono ovviamente. L'ultima cosa che ho acquistato è questo smalto top coat della Catrice, è il Speed Dry Formula, praticamente il Quick Drive, e l'ho pagato how much? 3,19 euro, può essere? Sì. Cosa ho acquistato a 3 euro? Ah, le calze, l'ho dimenticato, sono andata da scarpe, ora sono curiosa. C'erano le due palline, non me ne ero resa conto. Sono curiosa di provarlo. Ora metterò in funzione tante di queste cose e piano piano vi farò le recensioni. Che a proposito, i prossimi video saranno di recensione, almeno il prossimo, perché mi sono accorta che ho diverse cose di cui voglio parlare. Spero che vi abbia fatto compagnia in questi minuti in cui avete curiosato tra i miei regali e gli acquisti che ho fatto. Spero che le luci vadano meglio. Ho comprato una lampada a luce fredda, quindi un pochino più naturale, a luce fredda però che richiama un po' il sole, la luce del sole, e l'ho presa abbastanza forte così da poter illuminare la mia stanza durante le ore notturne, dove ovviamente non ho, mi sono sprecata il pantalone, non ho la luce del sole. Ok, io vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!